fan del Grande Fratello hanno notato una certa insofferenza da parte di Lorenzo Spolverato nei confronti della possibile nuova coppia della casa, da quando Elena Prestes si è avvicinata a Javier Martinet. Il modello ha avuto atteggiamenti che fanno pensare che possa essere geloso. L'altra sera, il pallavolista si è confidato con Amanda Lecciso sulle sensazioni che sta provando per la coinquilina brasiliana, e il compagno d'avventura ha ascoltato tutto dal letto opposto. La reazione all'avvicinamento tra Javier e Elena, il rapporto tra Lorenzo e Javier nella casa del GF, è sempre più teso. Negli ultimi giorni, infatti, il modello si è lamentato di alcuni comportamenti del coinquilino e si è lasciato andare a frasi che molti spettatori hanno interpretato come velate minacce: se lo becco, non hai il coraggio di parlarmi in faccia, ho sognato che lo menavo, non lo posso vedere. Workout celebrities, Kate Upton e Hip Thrust. Un parere che condividono tanti fan del programma, però, è che l'insofferenza di Spolverato potrebbe dipendere dall'avvicinamento tra Martinet e Elena. Un indizio a favore di questa tesi potrebbe essere l'atteggiamento che il ragazzo ha avuto quando si è accorto che il pallavolista stava parlando della sua ex in camera da letto. Come dimostra un video che sta circolando sui social dal 16 novembre, Lorenzo si è messo a origliare la conversazione che Javier ha avuto con Amanda, in particolare i dubbi che ha manifestato su un possibile flirt con Prestes. I commenti della gente a casa. Le telecamere del GF hanno ripreso Lorenzo nel letto opposto rispetto a quello dove si trovavano Amanda e Javier, intento ad ascoltare attentamente tutto quello che stavano dicendo i due concorrenti a pochi passi da lui. Aiutatelo, lui è ossessionato da Javier e Elena, deve origliare come le perpetue, che imbarazzo, a me questo ragazzo fa paura. Poi dice che gli ossessionati sono gli altri, secondo me, qui non finisce bene. Guarda caso, si è alzato subito dopo ed era arrabbiato, scena surreale, per me questo atteggiamento non è normale, hanno commentato alcuni utenti di X dopo aver visto il video in questione. Tra i fan del programma, però, c'è anche chi difende Spolverato dicendo che era lì perché non sta bene fisicamente e si stava riposando prima della cena. I dubbi sul futuro con Elena. La conversazione che Lorenzo ha ascoltato con attenzione era incentrata quasi esclusivamente sui dubbi che Javier ha sul rapporto che sta instaurando con Elena. Interpellato da Amanda su cosa intende fare con la modella, il concorrente del GF ha detto: «C'è qualcosa che mi frena». Martinet ha negato che questo suo blocco possa dipendere da un interesse per Shayla, ma ha ammesso di non essere convinto di voler fare coppia con una ragazza che fino a pochi giorni fa non aveva mai visto come una possibile fidanzata.